Ma hai visto che era andato? Sì. È andato fino adesso? Sì. Adesso ci abbiamo 85 minuti ancora. Sì. Volevi parlare della denuncia? Sì, parliamo della denuncia. Esattamente. Non ne abbiamo finora parlato. Ma sei partito? Sì, è partito. Allora, cominciamo da questo. Contro lo strapotere delle banche, sciopero fiscale. È semplice. Basta semplicemente evitare di andare in banca. Non è che le banche ti vengono a catturare se tu non ci vai, eh? Possono mandare pubblicità tutto il giorno 24 ore su 24, ma non è che ti possono dire. E soprattutto, nonostante i nostri cari governi venduti alle banche, che dicono che il contante non si deve più usare perché te lo rubano. Beh, sono stati costretti a mettere. No, dicevano lo ruba, sì, perché te lo metto in banca, non lo rubano. Mentre per strada è in tasca a me, e se qualcuno me lo ruba c'è il rischio pure che prenda una pistoletta da me. Esattamente. No? In banca non è che puoi andare in giro con la pistola, perché ci ha provato uno di questi qua del Banca Etruria l'altro ieri, è entrato in banca e ha detto no, io voglio convertire. Della Banca Etruria, certo. È entrato, voglio che mi ridate le mie azioni, certo. Il pagamento dice no, in questo momento non possiamo. E lui sai che ha fatto? È entrato in cassa, ha preso una manciata di soldi e allora è stato denunciato per rapina. È stato denunciato per rapina lui. Che amadosca, ragazzi, a raccontare la verità. Bellissima, sopra qualunque. Ma doveva uccidere qualcuno lì, sì, il direttore. No, hanno chiesto l'intervento del 118 perché c'è gente che si è sturbata, il direttore si è sentito male. Un calcio sulle palle al direttore. Altro che palle. Che è il telefono? Vabbè. Il telefono, vai pure. Allora, quindi, in primis, togliere i soldi dalle banche, non incularsene più per nulla salvo che per pagare le utenze, come io faccio da decenni, e si può anche, eventualmente, do una dritta a tutti, fare una cosa importantissima. Allora, ve lo dico così, poi eventualmente vi do tutti i dati. Per esempio PayPal, che è autorizzata e ha una sede in Italia, però siccome c'ha la sede legale in Lussemburgo, è di fatto extranazionale. Quindi se voi avete dei soldi in PayPal, che è quella carta prepagata che sì, ormai tutti conoscono, abbastanza bene, ti devo chiudere, chiamami fra mezz'ora, sto facendo un video. E che permette di essere ricaricata, di effettuare tutti i pagamenti e di farsi fare anche i pagamenti degli assegni di anzianità, degli assegni da parte delle aziende per il lavoro e quant'altro. Allora, bisogna dilungarsi un po' su questo argomento. È una, diciamo, escamotage, per cui è vero che non sono del tutto sicuri, nel senso che sono blindati, no. Però per prendere i soldi in Lussemburgo bisogna fare una cosa internazionale, una rogatoria internazionale. E il che bisogna vedere intanto se ti permettono di farlo, uno. E fino ad oggi non c'è riuscito nessuno. Bisogna vedere se nel frattempo che tu fai la rogatoria e mi devi mettere in comunicazione, io lascio i soldi lì e tu me la chiappi. Bisogna vedere insomma un sacco di cose. Ecco, questo per dire che ci sono delle modalità facili a disposizione di chiunque di poter, diciamo, bypassare le banche italiane, cosiddette italiane, che non lo sono assolutamente, affatto. Chiamiamoli italiani. Allora, quindi, hanno un nome italiano. Allora, è ora di finirla con questa truffa legalizzata dai politicanti tutti, perché il bail-in non è che è sceso dal cielo un giorno e ce l'ha appioppato Gesù Cristo o il Salvatore o il Dio Onnipotente o il Valhalla o chi cazzo volete voi. O Ignazio da Loyola. Ecco, Inigo. Scendiamo in piazza per difendere i nostri diritti, scendiamo in piazza per difendere il nostro lavoro, scendiamo in piazza per difendere la nostra vita dall'usura del sistema bancario. Sono le banche internazionali che affamano i cittadini, destra e sinistra e centro non potranno mai risolvere i problemi della gente perché collusi, e finché il potere di emissione monetaria rimarrà nelle mani del sistema bancario extranazionale non cambierà nulla.
Oggi Equitalia riscuote a strozzo le tasse e manda in rovina centinaia di migliaia di famiglie. Illegittimamente, come è stato ampiamente dimostrato, come noi anche dalla Corte Costituzionale. E come noi abbiamo denunciato di infinite volte, non denunciato per modo di dire, denunciato alle procure della Repubblica. E quindi contro le famiglie, aziende ed enti, anche gli enti statali come i comuni che sono oramai commissariati in tantissime situazioni, in tantissimi luoghi d'Italia. Ma diciamo anche questo, perché il vero mandante di questa operazione è la massoneria, in collusione con il sistema bancario, la BCE, che indebitano Stato e cittadini italiani. Allora, i nostri amici che ci chiedono per quale ragione i comuni e gli enti pubblici tipo regioni, province e quant'altro sono indebitati in maniera tale da non poter più affrontare la situazione, c'è un perché, perché quasi tutti si sono impegnati all'acquisto di azioni fasulle, titoli tossici, ve lo ricordate quando nel giro di 4 o 5 anni questi titoli tossici veicolati di volta in volta ai comuni, alle regioni, alle province, alle circoscrizioni, eccetera, venivano proposti da personaggi della politica collusi col potere finanziario. Erano le mele avvelenate. Esatto, col potere. Oltretutto hanno coinvolto anche una Maria De Preti, perché è la cosa più bella, quella che mi piace di più, che hanno truffato compagnie, direzioni generali di istituti di suore, di frati, di fratacchioni, di suoracce, di suore di qua, serve di là. Ti immagini queste suore che si chiamano serve di Gesù, servono, serve del Calvario. Voglio sapere una che si chiama serva del Calvario. Ma chi è Calvario? Un signore che non so io. Mi viene il nome, viene in mente il nome di quella... di quel personaggio di Charlie Chaplin che si chiamava come un nome così Calvario, roba di questo genere qua, Luci della Ribalta, capito? Come no, e questi qua, capito? Assatanati dei sordi, capito? Come quelli che si fecero fregare, come tutti i levantini, l'ordine dei cappuccini che si fece fregare tutti i soldi da uno dei banchieri di Dio, no? Che poi gli ha fregato tutti i soldi e sono finiti nel nulla. Cercarono in tutti i modi di fregarli a Padre Pio, il quale era un grande santo, ma era anche un gran paraculo. Un grande paraculo, e conosceva bene i suoi confratelli, oltre a essere una persona impegnata con i propri fedeli, perché lui gli chiedevano i soldi che i fedeli gli avevano mandato. Se fosse stato un altro, ecco perché io rispetto moltissimo questo grande santo di Padre Pio, anche perché tra i tanti miracoli che obiettivamente ha fatto, io sono uno che crede nei miracoli, perché so che il miracolo è un'azione diretta di una grande personalità su un'altra leggermente meno grande. E il più grande miracolo di Padre Pio è quello di aver creato quel meraviglioso ospedale, che è veramente il vero grande ricordo di Padre Pio, e che è stato creato appunto con i soldi che gli mandavano i suoi fedeli. Quindi questi signori che l'hanno torturato e perseguitato, cioè i capoccioni dei gesuiti, dei cappuccini, i quali ovviamente assatanati dei soldi si erano fatti abbindolare, no? Si erano fatti abbindolare dal solito venditore di titoli, come avevo detto, finanziere di Dio, no? Che erano tutta una serie di personaggi che andavano in giro per congreghe, ordini religiosi e quant'altro a proporre affari. A proposito, io ho scritto quello che è riuscito a fregare 700 milioni. Ah, benissimo, quello sì, alle banche. Un vero grand'uomo. Un vero grand'uomo a cui prima o poi costruiremo sicuramente un monumento. Sì, un piccolo monumento, magari davanti alla sede della Banca d'Italia. No? Sarebbe una grande affermazione, appunto, di principio. Allora, prosegui. Andiamo avanti. Dunque, noi, io e Giorgio, come spesso succede, d'abitudine, andiamo, diciamo, dalle 2 alle 4, 5 volte al mese dai nostri cari concittadini in uniforme, i carabinieri, i quali sono oramai da lunghi anni i nostri fan e ci chiedono anche delucidazioni in merito, è chiaro, di tanto è in tanto. E allora il 15 dicembre, 10 giorni fa,
no, meno, la settimana scorsa, sì, è stato martedì scorso, esattamente, martedì scorso siamo andati alla solita stazione dei carabinieri di La Storta e abbiamo fatto, depositato questa nuova denuncia. Questa nuova denuncia che è contro Matteo Renzi, i più alti amministratori dello Stato italiano, per associazione a delinquere, per estorsione ed altri capi di imputazione a seguito dell'emanazione del decreto legge 180 del 16 novembre e del decreto legge 183 del 22 novembre di quest'anno. E più precisamente contro il signor Marcello Benedetti, ex impiegato di Banca Etruria di Civitavecchia, che sui giornali ha fatto una sua intervista in cui diceva che si pentiva di aver truffato l'amico Angeli, che poi si è suicidato in seguito alla perdita di 110.000 euro che erano il frutto di tutta una vita di lavoro e tutti i suoi risparmi. Allora questo signor Marcello Benedetti, non puoi detto per cercare di attenuare, perché io mi pento molto. Lui si pente, ma hanno anche detto, no, dice, ma io soffro, era ricco del ricco di suo, come se un omicidio, cioè io vado, ammazzo una persona, siccome quello è malato, l'ammazzo, sì, ho fatto bene, ma tanto era malato, hai capito? Allora, siamo nel ma che cinismo, i cinici erano nel paradosso, illogicità assoluta in mano, l'abbiamo detto prima, stravolgimento alla mafia logico della magistratura, cose. E quindi poi anche il direttore di una filiale che si è voluto mantenere anonimo ma che è apparso su vari giornali e che diceva più o meno situazioni analoghe e soprattutto che diceva che l'ordine di scuderia di andare a truffare i clienti arrivava dall'alto e addirittura c'erano le classifiche settimanali del miglior venditore, del miglior truffatore, eccetera. Con soldi, cash. E poi c'era il signor Lorenzo Rosi, presidente di Banca Etruria, il signor Pierluigi Boschi, vicepresidente di Banca Etruria, la signora ministro Maria Elena Boschi, che fa parte del governo che ha sanato e bonificato tutto come se niente fosse, cioè quelli erano da arrestarli tutti 5 anni fa, non adesso, o al limite 2 anni fa, non adesso. E fra l'altro adesso neanche li hanno arrestati. Cioè, non solo non hanno fatto un cazzo 5 anni fa, 3 anni fa, ma in realtà non hanno fatto nulla anche adesso, hanno fatto un misfatto assoluto che è previsto in tutti i codici nazionali e internazionali, e cioè non hanno sanzionato il reato. È la cosa più assurda. E poi il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il Presidente... Detto la mummia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, il Presidente della Camera... Detto l'idiota. Camera Laura Boldrini, detta la Boldrina... Detta la Boldrachina. La Boldrachina e poi il signor Presidente del Senato Pietro Grasso, che insomma sappiamo da dove viene. Grassi e magri. No, da dove viene? Magri sono i suoi concittadini siciliani. Lui è grasso perché fa parte di un'altra categoria. E poi tutti i ministri del governo Renzi, il governatore signor Ignazio Visco che sale al colle ogni tanto, no? Come se noi fossimo tutti invece degli incapaci di salire al colle, ma prima o poi ci saliamo anche noi. No, ma bello che Visco va pro forma, perché è la mummia che non lo sappiamo, che va nella sede della Banca Italia, certo, o della BCE. E quindi noi abbiamo fatto riferimento al trattato internazionale dei diritti dell'uomo del 1948, no? Sì. Dell'ONU del 1948. Abbiamo fatto riferimento alla legge 871 del 1978, se mi ricordo bene, no, 1956, e poi allo Statuto di Roma della Corte Internazionale Penale del 12 luglio del 99, numero 232, la legge appunto 232, che dice, allora... Se questi magistrati avessero letto un po' di storia di giurisprudenza. Sì, appunto. E allora, crimini di competenza della Corte, crimini contro il genocidio, crimini contro l'umanità, crimine contro il genocidio, cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo, sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica totale o parziale del gruppo stesso, imporre, eccetera, eccetera. Crimini contro l'umanità,
riduzione in schiavitù, atti inumani e diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze, gravi danni all'integrità fisica o psichica o mentale, e poi cagionare la distruzione di parte della popolazione impedire l'accesso al vitto e alle medicine. E soprattutto articolo 7, comma 2, lettera C, per riduzione in schiavitù si intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà. Il diritto di proprietà è sancito anche come reato penale dallo Statuto di Roma e della Corte Penale Internazionale, ratificata, entrata in vigore in Italia il 20 luglio del 1999. Oh, facciamo un chiarimento da questo punto di vista, perché è molto importante. Quando noi diciamo che denunciamo una persona per riduzione in schiavitù, la gente si mette a ridere perché immagina sempre gli schiavi incatenati, incatenati nelle navi negriere e venduti nelle pubbliche piazze degli Stati Uniti da mercanti ebrei. Non è così. La riduzione in schiavitù significa lo schiavo è colui che non possiede libertà, non ha libertà e né possibilità di incidere nel suo futuro. Esatto, è di economia propria, di propria economia. Allora, premesso che preesistono, uno, palese, il titolo, palese illegittimità democratica degli organi UE, i commissari hanno un potere illimitato derivante dal Trattato di Maastricht, che all'articolo 145 dice: le deliberazioni prese dagli organi di comando, e quindi i commissari dell'UE, sono esecutive. E l'articolo 157, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Più chiaro di così, che cazzo te ne devono di quelli? Esattamente. Tutto questo in totale privazione dei diritti sovrani del cittadino e per di più, come accertato, in danno di questi, come testimonia la segretezza di alcuni sostanziali e vitali trattati internazionali occultati e segretati alla pubblica opinione, fra i quali i più perniciosi, quelli di Lisbona, MES, Fiscal Compact, ERF, Velsen, TISA, TAFTA, TTTP, lo Sonax e basta. Che il governo Renzi è stato delegato ad applicare in Italia. Senza questo schiavista e dei suoi precedenti delinquenti, assassini, chiamiamo soprattutto Berlusconi c'entra a metà, Monti e Letta, senza queste persone non ci sarebbe stata la possibilità di attuare tutti questi decreti contro l'umanità degli europei. No, e soprattutto contro il benessere e lo sviluppo sociale dei cittadini italiani. Esattamente. Sociale, morale, economico. Esattamente. Con questi trattati elencato qui, e non sono tutti, sono alcuni, ci hanno privato di tutte le nostre libertà, dei nostri diritti. La gente non lo sa, ma è giusto che oggi lo sappiate. E da noi sempre tutte queste cose qua, puntualmente denunciate e regolarmente archiviate da magistrati disattenti, collusi, infami, ma come ve lo abbiamo detto, brutti figli di gran puttana, anche a voi. Magistrati, tutti. Tu che adesso leggerai questa cosa qui, se non fai un cazzo, quando andremo al potere noi, ti facciamo il culo come una cattedrale. Ma no, capito? Il magistrato, c'era quello che, quella barzelletta, l'hai presente, no? Arriva il terribile Saladino, qualcuno così, no? E dice, violeremo uomini e donne, e violenteremo tutti, uomini e donne. E poi si corregge, no, violenteremo le donne. Allora uno si alza, no, perché detto è detto. Allora andiamo avanti. Tali provvedimenti citati e tutti gli altri di quotidiana routine non sono giuridicamente legittimi perché non democraticamente supportati e convalidati dal potere sovrano popolare. A questi possono dire quello che cazzo vogliono, possono scrivere che vogliono. Noi non siamo impegnati in cazzo, noi non abbiamo firmato nessun trattato, nessun negoziato. Noi cittadini abbiamo firmato una delega di un cazzo. Non solo, ma dal 2005 il governo, qualsiasi governo italiano è illegittimo, quindi non può legiferare, non può agire, non può operare, non può amministrare, non può firmare un cazzo.
non può e non deve, e invece continuano a fare come gli pare. Gli organi della comunità hanno disconosciuto il fine istitutivo della comunità stessa, che è quello di adoperarsi per realizzare, questo è scritto nel testo originale, una crescita economica equilibrata su un'economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. Articolo 2.1 e poi 22.21 testo Unione Europea e 120 del testo ufficiale della Costituzione e articolo 120 del testo ufficiale della Comunità Europea, in un contesto che sempre dice, in un contesto di rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, ma prima sociale. Ma poi in libera concorrenza, che dov'è la concorrenza? Dov'è la libera concorrenza? Qui vengono preferiti soltanto i delinquenti. Gli organi della comunità hanno, peraltro, l'ex articolo 13, cioè dall'articolo 13 del testo unico dell'Unione Europea, tali organi devono assicurare il perseguimento dei predetti principi e la Commissione in particolare dall'articolo 17 del testo unico dell'Unione Europea. Ebbene, la collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento dei conti bancari a carico dei conti pubblici, ed ora a seguito dell'approvazione e ratifica della direttiva 214/59, che è quella del bail-in che dicevamo prima, del 15 maggio 2014, anche dai conti correnti dei cittadini e dei paesi membri indebitati, e quindi dei cittadini, è del tutto antitetica ai principi fondamentali della Comunità Europea, della Costituzione Europea e al trattato quello della Costituzione di Maastricht. L'ordinamento comunitario, ex articolo 20 CDF, richiede che siano messi sotto processo i responsabili della crisi, governanti, bancari e altro. Lo dice i testi unici, i testi fondamentali della comunità europea, dell'Unione Europea. Gli organi della comunità, in violazione in particolare dell'articolo 20 del codice di CDF, dovevano invitare gli Stati a far mettere sotto processi responsabili, nonché consentire il fallimento delle banche. Al contrario, l'Unione Europea ha imposto di far pagare ai cittadini degli Stati in difficoltà il debito, di colmare i debiti delle banche tramite imposte sempre a carico dei cittadini. Attenzione. Anche la parte che paga lo Stato, in realtà la paghiamo noi. Certo, quando lo Stato lo fa con i soldi nostri. Certo. Ma è importante quest'altro concetto, che è importantissimo. Queste banche non sono fallite per cattiva gestione. No, per errori o per formali. Errori. No, sono fallite per aver utilizzato quelle rendite finanziarie forzate, incredibili, che sono quelle che costituiscono il grosso della finanza tossica che invade e sta invadendo il mondo. Certo. La finanza tossica, certo, è creata da loro signori. Certo. Ecco perché, appositamente per distruggere gli Stati e i cittadini. Esattamente. Ma ora la Commissione europea ha fatto di molto peggio ed ha emanato la direttiva 214/59 del 15 maggio 2014, come dicevamo prima, che i parlamenti nazionali ratificano una tale infame oscena, che i parlamenti nazionali ratificano una tale infame oscena e demenziale legge risolutrice del problema della finanza internazionale, della nota problematica del fallimento delle banche, una legge che evita alle banche di fallire e che invece sua riduce in fallimento i correntisti delle banche. Un vero e proprio delirio giuridico e uno stravolgimento totale del codice civile e fallimentare, creando disparità di trattamento fra cittadini e soggetti giuridici. Con questo ulteriore affronto ai suoi cittadini correntisti bancari, la politica dell'Unione Europea ha fatto del mercato il principale suo valore, mentre invece era quello sociale, come abbiamo visto, il principale. L'unico aspetto che non si potesse modificare per risolvere i problemi, mentre i padri fondatori dell'Europa avevano dato scopi istituzionali primariamente umani, culturali e sociali, come ho detto un attimo fa. La politica della Comunità Europea, del Consiglio Europeo, del Consiglio dei Ministri e della BCE e della Commissione Europea rispetto alla crisi economica e finanziaria è inappropriata ed illegittima, in quanto posta in essere in violazione dei principi fondamentali che hanno ispirato la comunità stessa. 2. Il capoverso 2, no? Abbiamo detto prima 1 che riguarda tutto quanto detto fino adesso. Capoverso 2, punto 2.
La collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento delle banche tramite le imposte a carico dei cittadini e degli Stati membri e il coinvolgimento dei cittadini correntisti bancari nel pagamento dei debiti contratti dalla loro banca è semplicemente folle e contrario a qualunque principio giuridico e ancor più ai fondamentali della Comunità Europea, alla Costituzione dell'Unione Europea e al Trattato sotto ogni profilo. Far pagare ai cittadini tramite tagli ai salari, alla spesa pubblica, alla cultura, alla ricerca, all'istruzione non bastava più. Adesso si coinvolgono addirittura direttamente i cittadini nel pagamento dei debiti della banca di cui sono esclusivamente clienti correntisti. Ma in quanto depositanti somme di denaro, follemente dal punto di vista di questa direttiva 2014-59, risultano anche creditori dal dettato di questa legge qua. E in quanto tali non se ne capisce né giustifica la ratio, costretti a pagare i debiti della banca attraverso prelievi forzosi. Punto 3. Inoltre, adottando ed imponendo insostenibili provvedimenti tributari a danno dei cittadini e delle imprese, gli organi della comunità hanno violato l'articolo 15 e 16, diritto di lavorare e libertà d'impresa, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'articolo 20 del stesso, uguaglianza davanti alla legge, e 41, diritto a una buona amministrazione. Altro principio violato è quello della tutela dei consumatori, articolo 169 e successivi, testo finanziario dell'Unione Europea, quindi parliamo sempre di leggi che riguardano, emesse da loro signori stessi, sono loro che hanno messo queste cazzo di leggi e per primi loro le violano, è una cosa folle. Detto in sintesi e brutalmente, significa che dal 1 gennaio 2016, se la vostra banca va in crisi, aspetta un attimo anche qua, dovrete pagare voi con i vostri conti correnti azioni e obbligazioni, oggi con limite superiore a 100.000 euro, ma si potrebbe finire a 30.000 euro come già accade in Germania. Bene, ecco. E non è detto che non si arrivi anche alla soppressione totale, certo, no, del conto corrente, te ciucciano il conto corrente fino alla storia. Tutto ciò in barba ad ogni buon senso, logica e diritto, da quanto contemplato nella Costituzione e persino nel Codice Civile e Penale. I giornali e le TV di Stato opportunisticamente tacciono, visto che ormai sono finanziati solo dallo Stato, e in quanto tutti, avendo capito che razze di maggiordomi del potere sono, nessuno se li compra, e neppure credo in loro, nei giornali. Tra qualche mese, sempre sottaciutamente e sotterraneamente, noi correntisti diventeremo tutti soci delle banche, sempre con le consuete regole contrattuali per quanto riguarda i miseri cittadini. Le perdite saranno ancora di quanto non sappiamo ora di tutti, i profitti restano i loro, della consueta serie, perdite pubblico, sociali, utili privatissimi dei soliti noti. Però essendo loro per assioma buoni, oltre che i depositi protetti, cioè i depositi ammessi a rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi fino a 100.000 euro, sono escluse le passività garantite e le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente, per esempio il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito. Beh, quello apposito. Sarebbe furto. Certo. No, ma è un furto anche questo è un furto. Sì, vabbè, ma lì è facile dimostrare. Non c'è mai rubato la cassetta, che certo. Cazzo? Ma come fa a dimostrare che cosa ti ha rubato dentro la cassetta? Che ne quello sa? È vero, ma io dico... Siccome la roba che sta dentro la cassetta lo sai solo te, tu non puoi dimostrare. Io dico che dentro c'erano 50 miliardi e di non lo puoi in oro. No, e loro dimostrano che non me l'hanno rubato. Non puoi dimostrare, non è così. O i crediti del lavoro o dei fornitori, e cacchio vorrei ben vedere, l'autorità di risoluzione può escludere altre categorie di credito al ricorrere di determinate condizioni secondo una valutazione da fare caso per caso, questa dice la legge loro, la 2014-59. Insomma, una legge pensata da cani, scusandoci coi cani, fatta con i piedi per non dire peggio, da maggiordomi del potere finanziario mondialista, per servi della gleba e non per cittadini che con onore sostengono ogni giorno col loro santo e degnissimo lavoro lo Stato, le istituzioni e vengono ripagate con tale spregevole considerazione e squalida moneta, fra virgolette, no? In tutti i concetti. Ma l'aspetto più moralmente, economicamente e socialmente distruttivo di tutta questa infame saga è che all'origine della vicenda è una diffusissima, plateale, generalizzata truffa ed estorsione messa in atto dalla banda delle banche, e cioè la consapevole azione da parte di tutta la filiera dei funzionari di banca di ogni ordine e grado che scientemente da anni raggirava, turlupinava, blandiva, allettava, minacciava, ingannava, abbindolava, in una parola truffava. Sulla base sempre di quella volontà
al di sopra delle nazioni, che è stata quella che ha fatto dismettere quella famosa fondamentale norma che noi chiamiamo Glass-Steagall e che separava le banche d'affari dalle banche di risparmio. Certamente. I propri, quasi sempre ignari e comunque fiducioso, i clienti correntisti, per la massima parte del tutto inconsapevoli del rischio a cui i loro interlocutori andavano esponendoli, e vedere appunto, qui poi cito tutta una serie di articoli e servizi di giornali in cui appunto, per esempio, ecco, c'è questo signore, che si chiama Marcello Benedetti, che forse voleva ripetere Benedetto Marcelli, no? Sì, dell'Adagio in sol minore, sì. No? Benedetto Marcello. Marcello, esatto. In cui lui dice Adagio veneziano, bravissimo. Anonimo veneziano. Anonimo veneziano o anche Adagio in sol minore. No, Adagio in sol minore è il nome Adagio il film era Anonimo veneziano. Sì, no, Adagio in sol minore di Albinoni, scusa, mi sono sbagliato. Marcello, no, è un altro adagio quello di Marcello. Allora, quello di Marcello è un altro, quello di Albinoni è quello in sol minore e che è alla base del film Anonimo veneziano. Sì, esatto. O Luigi sulla coscienza, dice, ma l'ordine di mentire ci arrivava dalla banca. Tarquinia, io Luigino quello che si è suicidato, poverino, me lo sento sulla coscienza, perché mi sono comportato da impiegato di banca e se fosse stata una persona che rispettava le regole non gli avrei fatto fare quel tipo di investimento. Marcello Benedetti è un ex impiegato della Banca Etruria di Civitavecchia, licenziato un anno fa da quella filiale per un procedimento penale che ha in corso. Marcello era monta caldaie in giro per la sua città. Il contratto delle obbligazioni acquistate da Luigino D'Angelo, il pensionato che si è tolto la vita per aver perso 110.000 euro, porta la sua firma. Benedetti accetta di rilasciare un'intervista a patto che non si sfiori l'inchiesta che lo ha travolto e che non riguarda i bond subordinati, su questo non può rilasciare dichiarazione. Fu lui a convincere Luigino ad investire i suoi risparmi in obbligazioni. Luigino ad investire i suoi risparmi in obbligazioni subordinate? Risposta: sì, Luigino fu uno dei primi clienti della banca a cui proposi questo investimento. Domanda: lo mise al corrente dei reali rischi che correva in quel tipo di operazione? Risposta: gli occhi si inumidiscono, firmò il questionario che sottoponevano a tutti, nel quale c'era scritto che il rischio era minimo per questo tipo di operazione. Domanda: una bugia scritta in un contratto? Risposta: in realtà nelle successive carte che il cliente firmava era presente la dicitura alto rischio, ma quasi nessuno ci faceva caso, era scritto in un carteggio di 60 fogli. È naturale. Come per le assicurazioni, cari amici. E voi impiegati non mettevate al corrente i clienti? Risposta: avevamo l'ordine di convincere più clienti possibili ad acquistare i prodotti della banca. Settimanalmente eravamo obbligati a presentare dei report con dei budget che ogni filiale doveva raggiungere. L'ultimo della lista veniva richiamato pesantemente dal direttore. Eravate però perfettamente al corrente di cosa significava vendere ai vostri clienti delle obbligazioni subordinate, giusto? Risposta: sì, ogni anno c'era un aumento del capitale, per farlo dovevamo chiamare tutti i clienti e fargli rivedere azioni, obbligazioni, eccetera. Domanda: che rapporto aveva lei con Luigino? Risposta: lo conoscevo benissimo, sia lui che la moglie Lidia. Era uno dei clienti più diffidenti e convincerlo a fare proprio quel tipo di investimento non fu facile. Domanda: ma lei nella sua filiale è ricordato per essere quello sempre in cima alla classifica dei report settimanali? Risposta: sapevo fare bene il mio lavoro. Mica lo dice dei bonus che prendeva. Esattamente. E quando mi resi conto che l'emissione delle obbligazioni subordinate era troppo frequente da parte della Banca Etruria, capii che era possibile un imminente fallimento. Mi venne in mente dunque di mettere al riparo alcuni clienti, fra cui appunto Luigino, per cercare di far avere da loro la liquidazione sia delle subordinate che delle ordinarie, proposi di fare una gestione di fondo. Ricordo che disse a Luigino: non succederà mai niente alla banca, ma se dovesse in questo modo salvi i tuoi risparmi. Ma lui non volle farlo, quindi la colpa è sua, non è mica mia, no? Il suo problema era che voleva un rendimento semestrale, cosa che la gestione del fondo non gli garantiva.
accettarono solo una quarantina di clienti, svuotai il comparto delle obbligazioni, gli altri sono andati a finire con lui, hanno perso tutto. Pare, quindi colpa del Luigino, non colpa sua, no? Sì, sì. Pare di capire che lei, che la linea fosse quella di mentire al cliente o meglio di omettere la verità. E così? È così, risposta. Quando i clienti venivano a chiederci la liquidità, la banca, virgola, la banca ci diceva di rispondere che non ne aveva e che non sapevamo quando sarebbe stata disponibile. Quando ci facevano insistenti, dovevamo dirgli che quelle obbligazioni erano finite sul mercato secondario e che non si vendevano. Il castello di menzogne, senza che la coscienza di nessuno di voi, lei compresa, avesse un sussulto? Risposta, eravamo tutti in una sorta di sudditanza psicologica, ma guarda. Dal 2007 al 2014 le azioni sono crollate da 17 euro e rotti a 1,50 euro e questo era indicativo del fatto che dovevamo dirottare le entrate su altri prodotti e che dovevamo fargli acquistare la, dovevamo fargli acquistare una qualunque, anche le subordinate. Avendo ingolfato i creditori medio-piccoli, tutti noi convincevamo i più danarosi assicurandogli che sarebbe stato un bene per loro, sarebbe stato un bene per loro un affare secondo i nostri consigli, e poi via con lo slalom di bugie, rassicurazioni e risposte evasive. Domanda, ha parlato di pressioni psicologiche? Risposta, all'interno della banca ci dicevano che la banca era sull'orlo del fallimento e che l'aumento di capitale serviva a salvarci e che se non ci fossimo dati da fare, la banca avrebbe chiuso e noi saremmo stati licenziati. Ecco perché ognuno di noi convinceva più clienti possibili. Quindi la logica della mors tua vita mea, la spinta a tradire la fiducia dei suoi clienti? No, risposta, scoppia a piangere Marcello Benedetti, questa è la cosa che non mi perdonerà mai, aver tradito chi credeva in me. E alla luce della tragedia accaduta, signor Luigino, so che non potrò mai trovare pace né perdonarmi. Marcello, suicidati anche tu. No, e quindi noi giustamente ti denunciamo, così ti emendi dal tuo peccato, vai di fronte al tribunale, dimostri che tu eri in buona fede, pure se e durante i 10 anni, 20 anni che ti auguriamo di riprendere, è vero, rifletti e poi dici anche le preghiere. Io sono convinto che lui si metterà d'accordo col prete, con l'assistenza spirituale, capito? No, ma c'è anche un seguito. L'Etruria ora deporta i dipendenti che hanno venduto i titoli alle spazzature. La sfoga del direttore di filiale, seguivamo le indicazioni dei manager, adesso ci trattano come truffatori, eppure molti di noi hanno perso così tutto. Così imparano, bene. Così impari. È la fine del sicario. Stronzo. Basta. Stronzo. Andiamo. È la fine del sicario. Lasciamo stare altro, perché la cosa qui è lunga, ma la faremo un'altra volta. Se volete andate sul sito di www.albamediterranea.com e ve lo leggete tutto, poi se vi piace lo andate pure a replicare depositandolo alla vostra procura della Repubblica, procura della Repubblica, carabinieri, guardia di finanze, guardia parco guardia municipale, anche la guardia municipale, polizia regionale e quant'altro. Per concludere, tre piccole cosette qui del Corriere della Sera. Il neopresidente, vedi come lo mettono qui, attenzione, ecco il neopresidente, così gli argentini imparano a votarlo. hanno fatto un gioco di ritorsione incredibile. Argentina. Di ritorsione e contorsione di 180 gradi proprio. Argentina blitz di Macri, dollaro libero, peso a meno 40%. Non lo dico io, lo dice il Corriere della Sera. Va bene? Votate per i liberali. Eccovi qui. Peso a meno 40%. Votate per i liberali. Prendete la benedizione di Renzi. Andate da Matteo Renzi a chiedergli che faccia l'emulo di Macri. Eccolo. Renzi lancia una sfida alla guida tedesca. In Europa nessuno sta sopra gli altri, lo dice lui, capito? Le insidie di una linea forte, di Paolo Valentina. Alla madre di tutti i consigli europei, Matteo Renzi ha scelto di fare l'irregolare. La Madonna, l'idiota che diventa irregolare. Adesso potremmo anche chiamarli l'idiota irregolare o l'irregolare idiota. Nel vertice che chiude un anno vissuto pericolosamente... È vissuto pericolosamente, schifosamente, non pericolosamente.
con un'Europa squassata da crisi violente che arrivano a minarne le ragioni esistenziali, il Presidente del Consiglio sposa una linea di attacco e recriminazione verso Bruxelles e la Germania di Angela Merkel. Ricordiamoci che Angela Merkel è un nome fittizio, come tutti quelli della Rebecca sua religione. Rebecca Dorotea. Ne ha parecchie e alcune anche sacrosante di ragioni per puntare i piedi, punta i piedi come i bambini, puntare i piedi il premier italiano. Ha ragione ad accusare l'Unione Europea di essere sempre assente quando si tratta di trovare risposte comuni a sfide drammatiche come quella dell'immigrazione, salvo a ritrovarsi occhiuta e pedante nel valutare la conformità dei conti o nel denunciare la mancata registrazione dei disperati arrivati sul nostro territorio, ai quali l'Italia da sola ha salvato la vita. E io chiuderei qui, perché queste sono ricriminazioni di un bambino che, mentre stava cercando di rubare la marmellata, la mamma gli ha dato uno schiaffetto. C'è un'ultima cosa che vorrei leggere, però è importantissimo. Una volta tanto che sento fare una dichiarazione intelligente. Questo è il Corriere della Sera del 20 dicembre, una dichiarazione intelligente di Federica, la quale ovviamente non lo dice, non credo che Federica abbia la capacità. No, non è roba sua. È importante che glielo fanno dire, però. È importante che glielo fanno dire. Federica e Federica Mogherini, noi la chiamiamo... No, adesso la vogliono fare pure rappresentante all'ONU. Sì, appunto. Hai sentito, siccome c'ha questi grandi meriti, come la signora Bonino, no? Certamente. C'ha tutti questi grandi meriti, gli hanno fatto fare un po' di rush qua e là, in giro, una no? Una battuta eccezionale. Su Assad ci sono opinioni diverse, ma spetterà i siriani decidere. Ma guarda, non avevano già deciso? Non avevano già deciso 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa? Allora, il capo della diplomazia europea, nessuno scambio con Mosca sulle sanzioni. Dopodiché chiudiamo così. Cari amici, anche per oggi abbiamo detto quello che dovevamo dire, e se non ci vediamo prima, buon solstizio d'inverno. See you later, alligator!